Ciao, sono la dottoressa Maria Concetta Paolucci. Oggi ti parlo dell'otite. Cos'è l'otite? È una infezione dell'orecchio. È chiamata anche otite media perché comprende una parte particolare dell'orecchio che è chiamato orecchio medio, che sta tra il timpano e l'orecchio interno. Può colpire sia gli adulti che i bambini, ma questi ultimi sono i più soggetti. Questa infezione può essere di natura acuta o cronica. È acuta quando dura dai 3 a 10 giorni, poi scompare spontaneamente, e invece cronica quando può persistere per un lungo periodo di tempo o fino ai 3 mesi. Può essere di natura virale o batterica. Nel primo caso è causato da un virus e non è necessario l'utilizzo di un antibiotico per la cura. Nel secondo invece si richiede l'utilizzo di un antibiotico. Naturalmente in tutti i casi ti consiglio di rivolgerti al tuo medico o al tuo pediatra, che valuterà la natura dell'infezione. Quali sono i sintomi principali? Sono essenzialmente il dolore forte all'orecchio. Questo dolore può essere accompagnato o meno da una secrezione di un siero, e in questo caso è purulenta. Può essere anche accompagnato da sintomi quali irritabilità, mancanza di sonno, vertigini, nausea e vomito, e febbre naturalmente. Tra i rimedi naturali che ti consiglio per aiutare a combattere questa infezione, naturalmente l'olio d'oliva, che è uno dei rimedi naturali che veniva utilizzato proprio anche nell'antichità, sotto forma proprio di gocce da applicare all'orecchio. Puoi utilizzare anche l'aglio, che ha un'ottima proprietà antibiotica naturale, sempre sotto forma di gocce. Puoi utilizzare naturalmente il caloe, perché ha un'azione antidolorifica. Puoi naturalmente utilizzare una bottiglia o un altro contenitore con acqua calda e poggiarla proprio sull'orecchio che ti fa male, oppure puoi utilizzare la camomilla, che è un ottimo effetto calmante, lenitivo. La puoi utilizzare anche sotto forma di soffumigi per aiutare il tuo muco a sciogliersi, quindi ad evitare l'infezione. Per qualsiasi dubbio sono a tua disposizione, puoi lasciarmi un commento e ti risponderò. Grazie, a presto.